Aspetta. Che? Piano, carabinieri. Salve. Hai visto che occhio? Sì. Li ho visti dalla curva prima dall'alto. Ti hanno fissato finché sei scomparso comunque. Lo so, infatti non li ho guardati. Ho adottato la tecnica di stogli lo sguardo, non li guardare o ti fermano. Forse non sanno che il rumore che sentivano non era la mia moto. Ciao fans, di Luna, di, anche se no dicono che parlo solo io. Oggi faremo un bel giro. Dove andiamo? Allora, io so che andiamo a fare la SS125, e un'altra poi, volta. Nel senso opposto. Nel senso opposto. E poi tornando indietro andiamo a fare il passo più alto di Sardegna. Che è 1248, ma non vorrei sbagliare di qualche metro. Comunque sopra 1200 metri, passo Corre Boi, che dovrebbe voler dire corna di bue. Rischiamo di non trovare i buoi. Stavi per dire i bui. Bene, adesso ci vestiamo perché in realtà voi non lo sapete, ma sotto siamo in mutande. No, non è vero, io pantaloncini da mare. Io sono in mutande e ci rivediamo in moto tra qualche minuto. Ciao fan. Rieccoci fans, ci siamo vestiti, ma andiamo senza perdere tempo perché fa un caldo la madonna. Esatto. Dai, saliamo in moto. Andiamo. Casa chiusa, sì? Ci sei? Ma tu quanta benzina hai? Ah cazzo, due tacche. Anch'io. Facciamola uscendo da Tortoli, quello che c'è prima di Girasole. Bene fans, siamo in moto, dato che da qua all'inizio della 125, poco dopo Santa Maria Navarrese, è tutta paesi e statali. Ci vediamo direttamente là, anche perché quel pezzo nel traffico ve l'abbiamo già fatto vedere nel video precedente dove smadonnavamo. Flashback. Immagino che girare a sinistra fosse proprio per evitare di passare da qua. Col c***o che ti faccio passare. End of flashback. Rieccoci fans, ci siamo fermati qua in questa piazzola dove si vede il mare là in fondo. E le pecore in fondo. Ci sono anche le pecore. Sì. Adesso possiamo andare. Dove andiamo? Per la SS125. Che è questa in realtà, e prosegue su di là per i monti. Esatto. Andiamo. Mi sto squagliando. Appena ti fermi, 37. Beh, adesso siamo sudati, quindi sentiremo più fresco. Oh, senti che bella arietta che mi entra. Ho la sella che è incandescente. Allora fans, come vi abbiamo detto nell'introduzione iniziale, dove eravamo in mutande, questa strada qua l'abbiamo già fatta nel video precedente, ma in discesa e al tramonto. Adesso la faremo in salita e alle 11 del mattino. Comunque il paesaggio al tramonto era spettacolare. Adesso vediamo se con il sole pieno così sarà altrettanto bello. Il tramonto ha sempre il suo fascino, quindi mi sa che adesso sarà un po' meno bella. Però, cosa ne pensi Luna? E c'era anche una temperatura diversa. C'erano 21 gradi su, vediamo quanti ce ne sono oggi. Quello cos'è? Baunei? Sì. Inizia lo slalom. Inizia il divertimento! Lo sai che a casa poi non sarà più così? Guarda qua che roba. Ovviamente ci sono più macchine della volta scorsa perché... Qui a venire in giù. A venire in giù, sì. A salire in realtà per ora non abbiamo trovato ancora nessuno. Saranno tutti quelli che vanno al mare da su e noi siamo gli unici che dal mare vanno in montagna. E stacca prepotente. Senti all'ombra come si sta bene. Sì. Si piazza all'inseguimento.
attenzione, una Golf che fa da tappo. Si prepara al sorpasso, attenzione, aggressivo. Se ti muovi a superarmi magari. Asfalto rosso, Gran Premio della Montagna. Senti come va il Duke. Attenzione macchine. Sì, classico panda che non manca mai. Attenzione paese. Esatto, siamo arrivati a Baunei, 480 metri sul livello del mare. Li abbiamo saliti veramente in un attimo. È domenica mattina, quindi saranno tutti a messa o al mare. Ah cazzo, non ho preso il coso per gonfiare le gomme. Speriamo non ci serva. Sì. Eccola fuori dal paese che mi ripassa subito. Distratto dal campo da calcio, eh? Sassi. Cos'è? È venuto giù il caprone che li ha trascinati? Siamo già belli in alto, eh? Sì. Non è semplice passarti, eh? Lo so, cioè, perché sto giocando i rettilinei. No, no, ma non stavo dicendo che dovevi farmi passare. Dicevo che ero lì a culo, ma non è semplice. Con tutti questi zigzag. Sì. Che curve! Questa strada qua dovrebbero metterla come patrimonio dell'UNESCO. Concordo. Finché non metteranno un tutor all'inizio e alla fine del passo per vedere il tempo intermedio. Ma va, in Sardegna non li metto. Ma anche secondo me. Lo supera? E si lascia superare? Curva prepotente. Allora, come potete vedere, il paesaggio, a parte alberi, per ora non propone niente di diverso da alberi e rocce. Però la strada, tanta roba, poi con l'asfalto caldo. Ne approfitta? Beh, oggi non ci saranno pattuglie. Perché è domenica? La domenica si lavora minga la domenica, eh. Era un po' come la teoria che avevano i ragazzi con cui uscivo, che dicevano: se piove non ci sono i posti di blocco perché ai vigili e ai carabinieri non piace bagnarsi. Esatto. E funzionava, avevano ragione. Staccata? Sto scaldando adesso, iniziamo a muoverci un po' di più. Occhio che stringe di bestia. Ah, qua se arrivi prepotente vai dritto, eh. Eh sì. Anche qua, però qua si vede di più. Un francese. Gli puzza il culo, gli puzza il culo. Un camper. Ma dove va a fare le curve? Ma chi gli ha data la patente? Però guarda, i francesi. Ah, wow. Non sa fare le curve, però. Ci ha fatto passare? Cosa che il camper, oltre a non saper fare le curve, probabilmente non ci farà mai passare. No, perché è italiano. Ma c'è un rettilineo dentro una galleria. Quale occasione migliore? Casino! In galleria si sente un po' di sound. Vai davanti un po' tu. Chi si passa?
Madonna, che strade, che slalom prepotenti. Leggevo un commento sotto a una storia che abbiamo fatto di un ragazzo che diceva: sei il primo che non si lamenta degli sbacchettamenti della 09. E gli ho risposto: forse sono anche uno dei pochi che ha più di 2000 euro di sospensioni montate. Comunque, tanti messaggi avevo visto, ma anche su YouTube, commenti, che chiedevano come andava la 09 con le sospensioni originali. In realtà io non l'ho mai provata, quindi non ve lo so dire come va con quelle originali. Buh. Dicono tutti che vanno a merda, ma non ho idea. Tu non lo sai? Niente, l'una è concentrata, non mi risponde. Non lo so, io non ho mai provato né l'uno né l'altro. Ah, ok. Guarda che danzano tra le curve! Fai fatica a muoverti sulla sella? No. Perché? Fai fatica a muoverti? Oh, io sì, perché non scivola. Ah, ma io lo sollevo il culo, Quando mi sposto lo sollevo il culo. Uno sloveno! Ce l'hanno il B degli sloveni? Ho capito, ma se sei in discesa come fai a alzarti? Vabbè, ma l'una leggermente, mica mi metto in piedi. Cioè, è una roba impercettibile, questione di millimetri. Vada lei, spinga! Attenzione la curva! Quello per fare la curva ha messo fuori la testa dal finestrino. Mamma che goduria. Stacca. Ogni tanto bisogna per riprendere fiato, perché a parte che sennò finisce subito la benzina. Ancora un po' che la tagliava quel testa di c***o. Ma lo capiscono che le righe sono per delimitare dove devi stare, o è troppo difficile come concetto? Minchia. Era Madonna. Ma pensa se Valentino Rossi, adesso che si ritira, aprisse un canale YouTube di giri in moto. Quanti milioni di iscritti farebbe? Se ritratto dalla pista non va su strada. Ancora più pericoloso su strada. Ma guarda questo, dove cazzo va? Ma dove va? Sì, ma ci andava in strada, con lo scooter a fare le impennate. Siccome uno non era sufficiente, due. Dai che ci rovinate le curve! E la raggiunge! Guarda che slalom! Vorrei dire qualcosa sul paesaggio, ma ci sono rocce e alberi. Tante rocce e tanti alberi. Luna? Sì, rocce, alberi, terra rossa. Rocce, alberi, terra rossa, wow. Beh, hai aggiunto un elemento.
Beh, oggi ci sono un po' di biker. Tutti abbastanza ingarellati. Madonna. Siamo quasi arrivati, eh. In cima. Eh sì, vedo la casa cantoniera che indica l'arrivo. Ah, se ce n'è di macchine oggi. Passiamo oltre, giusto? Eh no, ci fermiamo a fare un video. Ma non lo so, boh. Non ti fermare come tuo solito nei posti improbabili, Ma mi devo fermare o non ho capito nunca? Qua, Luna, guarda che piazzale grande. Hola. Mi devo fermare, sì. Non ho capito se mi devo fermare. Non avevo capito, c'è il rumore della moto. Bene, fans, siamo arrivati in cima. Dove? In passo Ghenna Silana. Esatto. E adesso cosa facciamo? Non lo so, cambia le batterie. Vedi che non ti sfugge più niente. Siamo arrivati in cima al passo. Oggi non ci sono 21 gradi, ma ce ne sono 33. Trentini. Trentini andavano trottarellando a Trento. E poi cosa facevano? E basta, sono arrivati lì, sono fermati perché erano stanchi. Però trovare posto per 33 sai che è un casino, non avevamo prenotato tra l'altro. E quindi poi sono rimasti un po' a cercare. Vabbè, a parte queste cazzate. No, anche tu ora. Ai. Non lo sapevo questa. Cioè, vi facciamo vedere un po' il paesaggio? Sì, fai vedere. Anche perché salendo e scendendo non è che. Cioè, si vede solo quello che c'avevamo davanti, ma poi più che la strada non guardavamo. Fai vedere il canyon. Cima del passo con la casa cantoniera. Moto. Luna che fa la guardia. Qua inizia un canyon che si chiama Gorropu, che è lungo 15 km e ha le pareti di rocce alte fino a 500 metri, uno dei più alti in Europa. Adesso noi andiamo da quella parte là dove alla fine c'è Dorgali. Ovviamente neanche una nuvola. Sempre solo giornate così in Sardegna. Luna, il paesaggio l'ho fatto vedere, anche perché in realtà non è che si veda tantissimo. Ripartiamo? Ripartiamo. More moments later. Bene, Luna, tutto acceso, possiamo partire. Partiamo, che mi sto squagliando. Di qua è buona. Andiamo. Bene, fans, ripartiamo dalla cima del passo Ghenna Silana. La salita ci ha dato grandi soddisfazioni. Onestamente, farla col tramonto è stato più romantico, più suggestivo. Farla adesso è stato forse più divertente, perché in salita è sempre... Occhio, cosa c'è qua? Merda? Merda. Che schifo. Farla in salita è sempre più divertente che farla in discesa, interrotti dalla merda nel discorso. C'è troppa merda in questi giorni, eh? Sì. Sarà stata lei, lo so. Lo vedevi che guardava con aria colpevole. Anche qua c'era merda. Occhio che se troviamo una merda in curva, saltiamo in aria. Sì, ma che merda è? Sembra anche qua. Le mucche fanno un sacco di cacca. Sì, vabbè, ma sembra troppo piccola per essere una mucca. Sembrava di cane. No, speriamo non ci sia... No, speriamo non ci siano cani. No, per l'amor di Dio. Basta, abbiamo già dato quei cani. Flashback. Attenzione, cani selvatici. Oh, cazzo! Minchia, Luna scappa. Gli hai dato un calcio? No, però ho alzato le gambe. Ma che cazzo? Saranno cani da pastore. Ma che cazzo vogliono? Difendono il gregge, non lo so. Insegui la pecora, cazzo, non me. End of flashback. No. Perché c'ho la 500X? Mi vado piano. Oh mio Dio! Mio Dio! Beh, almeno fa le curve nella sua corsia. Allora. Camper, macchine.
Ok, sono qua. Sono qua. Non sono più qua. Beh, comunque c'è un sacco di cacca, ma almeno l'hanno fatta a bordo strada. Sì, esatto. Ma che scollinamento! E praticamente il canyon di Gorropu va giù di lì e passa di fianco a quelle montagne lì. Attenzione, strada priva di barriere. Che bello. Ma come ti dicevo l'altra volta, in realtà le barriere qua, cioè se le prendi dentro fai la catapulta, quindi non è che ci siano o non ci siano molto differente. Ma mi dà più sicurezza, cioè mi inquieta di meno. Sì, ma è una sicurezza illusoria. Ah, quindi stiamo per arrivare a Dorgali, immagino. No, beh, oddio, stiamo per arrivare a Dorgali è una parola grossa. Ma perché ci sono tutti i rattoppamenti adesso. Ah sì, da questo lato qua era più... hanno fatto tutti i lavori per allargarla. Diciamo che si potevano fare un po' meglio, però perlomeno è stata allargata molto. C'è una Y che ha una freccia. C'è uno col drone. Cazzo fai? Sì, da questo lato qua l'asfalto è un po' peggio. Sì, un po' granuloso. Cazzo di Buddha. Scendono in piega, destra, sinistra, di nuovo sinistra. E poi di nuovo destra. E poi sinistra. E poi una casa cantoniera abbandonata. Occhio che stringe. Prendila più larga. Figa. Testa di cazzo. E diranno: ma con la roulotte? E allora ammazzami, perché è la roulotte. Cioè, non è che se hai la roulotte puoi fare le curve nell'altra corsia, eh? O col camper. Flashback. Ma dove cazzo vai? Ma sei scemo? Ma sei ritardato? End of flashback. Ma è così. Occhio sassi. Coglione. Un altro. Mamma mia, quanti incapaci al volante. E poi qua diranno: ma siete in giro in moto, dovete criticare tutti. Critichiamo solo i c***i. Esatto. Purtroppo. Attenzione, mucche. No, c'era il cartello, non che ci sono veramente. Lo passa? Ne ho impressione, man mano che scendiamo sta aumentando la temperatura. Può essere, sì. Ah. Un po' di ombra, un po' di freschino. Ci avviciniamo sempre di più alla pianura. Sono distese di nulla e nulla. Ah, ma infatti chi vive in Sardegna vedi che c'hanno tutti i paesi dove si vive ben oltre 100 anni. Ma al posto di tenerlo fuori dal finestrino in braccio, non può tenerlo sul volante per stare nella sua corsia? Guarda. È
mi sa che il divertimento è finito. Se finì. Io vado dritto. Sì, tu devi andare dritto. Quella è la galleria che porta a Calagonone, ma noi proseguiamo dritto per andare verso, in realtà non lo so perché ho impostato il navigatore. Oh, la C3! Prendo la C3 color verde sbiadito. Verde sbiadito, mamma mia che brutto sto colore. Siamo ad Orgali, supermercato Zizzone. Zizzone. Cosa si chiamava? Supermercato Zizzagna. Io zizzo, tu zizzi, gli zizza, zizziamo insieme. Vado avanti io che ho il navigatore. Adesso attraversiamo Dorgali e abbiamo già sbagliato strada perché il navigatore diceva di andare dritti, ma fa niente, l'ha già ricalcolata. Bene. Attraversamento a velocità lumaca di Dorgali, però in paese è sempre meglio stare attenti. Ma è senso unico, spero. Sì. Noi dobbiamo andare a sinistra. In realtà non so che paese ho messo come intertempo, ma so che mancano 37 km e 34 minuti. Beh, sarà giusto. Qua, destra. Ah, qua era dove ci eravamo fermati la volta scorsa. Sì. E qua dove dobbiamo girare. Oggi fa un po' più caldo dell'altro giorno, Oggi sì, sì. C'è meno aria secondo me. Poi non so se è qua che in generale c'è meno aria, perché ci sono tutte le montagne intorno e non siamo sulle montagne ma tra le montagne. E beh, anche quello sicuramente. Comunque fans, questa strada di collegamento senza particolari emozioni, asfalto abbastanza brutto. Adesso passiamo sopra uno dei laghi. Ecco, è andata via la scritta dal navigatore, non riesco più a leggere che lago è. Comunque fanno anche le gite in pedalò e in canoa. Il lago. Comunque è il lago vicino a Dorgali. Quando ci fermiamo la prossima volta beviamo? Sì, assolutamente. Qua c'è proprio vento caldo, Sì, sembra un phon. Sempre 33, ma si sentono tutti. Cioè, in realtà mi sembra anche di più. E no, e non al giardino. Comunque, quanta soddisfazione dà svegliarsi al mattino senza pensare, chissà se oggi c'è il sole o ci sono le nuvole, perché sai già che ci sarà il sole. Ma guarda, è già una bella sensazione non svegliarsi alle 5:30 e dover fare la tangenziale per andare al lavoro. Anche questo è vero. E pensare solo, dove vado oggi, in spiaggia? O esco in moto o vado in spiaggia? Mado, qua si sente proprio il phon come quando siamo andati al Nivolé. Sì. 34. Il rettilineo? Ma quei rettilini qua in discesa una volta a me che l'hanno inculato per bene. Ma va? Giù vicino a Villa Simius. Primo giorno 250.000 lire di multa. La madonna. Stavamo andando al campeggio, eravamo sbarcati quella mattina lì. Cioè, ma una strada così in mezzo al niente, c'era il limite a 50. No, guarda, io l'ho fatto una volta, mai più nella mia vita. Qua dobbiamo girare. Aspetta. Abbiamo preso una deviazione, adesso andiamo verso Bitti. Forse Bitti ho messo nel navigatore come punto di transito. Lula. Mia mamma mi chiamava Lula da piccola. Vuoi bere? Sì. Bello. Mi scarica. Ok. Cos'è? No, sto guardando se avevo chiuso le borse. Ho controllato il navigatore, dobbiamo arrivare fino a Bitti. Dopo Bitti andremo verso Orune e a Orune prenderemo la strada statale 389, che ne avevamo fatto un pezzo la volta scorsa e ci aveva dato delle grandi soddisfazioni. Bello.
Anche qua è bello secchino, eh. Sì. Qua si sente il caldo, eh. 34. Questo paesaggio, bello. Paesaggio un po' arido, però vabbè, ci sta, siamo ad agosto. E poi siamo usciti dall'Ogliastra, che penso sia una delle zone più verdi di Sardegna, se non la più verde. Insieme forse a Oristano, che bagnano veramente tanto, e ci sono anche le risaie. La Madonna, cosa c'aveva su? Cosa c'aveva su? Era tutto bardato, era da solo. C'era su tutta la tuta quella bianca con cappuccio annesso e la mascherina. Quella anti-Covid? Sì. Approfitto di questa statale noiosa per raccontarti una cosa. Sai che si legge sempre tomba dei giganti, nuraghe qui, nuraghe là? È presente che in Sardegna ci sono un sacco di siti chiamati tomba dei giganti? No. No, vabbè. Praticamente sono andato a leggere un po' l'altra sera, quando non avevo sonno, e la civiltà nuragica, diciamo, era quella intorno all'anno 1000, possiamo dire, ma anche antecedente, diciamo fino al XII secolo, dopodiché è stata, sono state le invasioni e quindi è stata completamente soppiantata. Anche col cristianesimo, ma questa civiltà nuragica, che era quella che c'era in Sardegna, ha costruito i nuraghi, che sono quelle specie di torrette. Alcuni sono sicuramente di avvistamento, posti sulla costa, tipo strutture militari. Per altri in realtà non si sa ancora oggi esattamente a cosa servissero nella civiltà, cioè che scopo avessero. E poi costruivano queste tombe dei giganti, che in realtà erano delle tombe comuni, dove venivano sepolti tutti i morti. Ah. E ci sono ancora adesso. E poi un'altra cosa che costruivano erano queste specie di templi dove c'erano le sorgenti, quindi si chiamavano tipo tempio dell'acqua, che proteggevano la fonte. E niente, volevo raccontarti questa cosa visto che l'ho letta l'altro ieri sera e probabilmente molti non sardi non la sapranno. Interessante. È stato interessante? Spero sia interessante anche per chi ci sta guardando da casa. Aspetta. Siamo a Bitti, paese dei Tenores, che non so cosa siano, ma noi dobbiamo andare di là. Verso Urune. E siamo usciti da quella provinciale orribile e in teoria questa è la SS389, che dovrebbe darci delle grandi gioie. Già il cambio di asfalto è evidente. Sei carica? Carica. Tra 11 km saremo a Urune. Guarda qua che si vede già che è cambiata la musica. Molto meglio. Ovviamente nessuno in strada, a parte noi. Abbiamo solo incontrato una decina di moto prima. Praticamente tutte dal senso opposto. Solo una andava nella nostra stessa direzione. Senti che curve? Macchina. È una danza tra le curve. Penso che avrò perso qualche chilo in questa vacanza. Perché? E beh, comunque tra il caldo e il moto fatto in moto e il nuoto fatto in mare. Vabbè, sì. Attenzione delle mini pale eoliche. Ma sono piccoline queste. Magari l'ha messo il contadino nel prato per fare andare la macina, per fare il grano, cioè per fare la farina. Si è messo la sua pala eolica. Occhio che qua è sporca la curva, molto sporca, rallenta.
cacca, molta cacca anche questa. È vero, cacca, è spiaccicata. Oltre ad esserci sulla strada si sente anche nelle narici. Ma quanta roba c'è sulla strada? Aspetta che finché non si pulisce è meglio stare attenti. Forse da qua non ce n'è più. Vai, qua l'avevamo finita, l'hanno fatta tutta là indietro. Che strada? Bellissima anche questa. E si riprende quelle curve? Mamma, che strade. Migliaia di curve tutte diverse. Il tourist trophy dovrebbero spostarlo dall'isola di Man e farlo in Sardegna. O dovrebbero fare un tourist trophy in Sardegna. Esatto. Madonna, sai che roba. Cronoscalata del 125 lì, del passo Genna Silana. Come fanno la Pikes Peak in California, potrebbero fare anche una Pikes Peak italiana sul Genna Silana. Ci sei? Sì. Vuoi andare un po' davanti tu? No. Dai, vai un po' davanti tu. L'una davanti, dietro tutti quanti. Detto così è un po' brutto. Ma sono l'unico in strada, quindi ci sono solo io. Ah, ok. Qua c'è un bivio. Dritto. Orune 745 metri sul livello del mare. Siamo in alto, Buca. Ah. Ok, rimani su questa strada per 11 km. Hai notato che ci sono anche un po' di cartelli non sparati? No. Non tanti, però qualcuno senza fuori di proiettile c'è. Anzi, l'una del pomeriggio ci sono 30 gradi. Ah, guarda le colline dell'altro giorno. Potrebbero essere, anche se penso siamo su una strada diversa, ma non ne sono sicuro. Beh, qua se vuoi fare la pipì, l'una puoi farla dove vuoi, Lo so, ma non so dove fermarmi. Vai dietro un albero. Qua. No, perché non c'è neanche una pizzolina. Nella sabbia. Moments later. È acceso tutto? Sì. Abbiamo rallentato, fans, perché guardate un po' qua. Abbiamo visto che attraversavano tutte le pecore. O capre, non lo so. Penso più capre, un pecore. Sembra un capre a me, Eccole qua. Vai che magari ti incornano queste. Ma figurati, non vedi come sono tranquille? Mica sono come i cani dell'altro giorno. È slalomeggiato un po' per pulire le gomme? Sì. Mica che bivio, poco invitante. Ah, comunque hai letto molti messaggi e commenti che dicevano: ma come fate a andare in giro con la tuta d'agosto? Però vi stimo perché la sicurezza prima di tutto, ma io non ce la farei mai. Sì, li ho letti. Cosa ne pensi? Che sicuramente non è bellissimo andare in giro con la tuta d'agosto, però è quella più sicura che c'è. E non si stappa così male. No, quando vai no, semmai quando ti fermi, vabbè. Ma secondo me quando ti fermi fa caldo anche coi pantaloncini. Sì, esatto, fa caldo in ogni caso, ma quando vai io non sto male. Anche perché comunque un po' di aria ti passa sempre. Sì, beh, infatti. Forse sui pantaloni sono quelli meno traspiranti. Sì,
però dagli elastici mi passa l'aria. Comunque sono convinto che anche se ti metti i pantaloni quelli proprio leggeri, leggeri, traforati, forse fa anche più caldo perché ti passa proprio tutta l'aria bollente e senti anche tutto il caldo che ti sale dalla moto. Così invece dal caldo che sale dalla moto i pantaloni della tuta ti isolano. Questo non lo so. Io ho provato ad andare in palestra, che sono 2 chilometri, coi pantaloncini e la canotta. Non andrebbe fatto, ma per 2 chilometri me la sono sempre rischiata. E quando ti fermi o che comunque vai piano, il caldo che viene su si sente. Soprattutto col Duke. Sì, no, forse mi ricordo quando avevo comprato quei pantaloni estivi della Like. E mi ricordo che mi buttava su un sacco di caldo e quasi mi scottavano le gambe. Vedi, tipo qua c'è un pozzo sacro, che sarà uno di quei monumenti sacri che facevano dove ci sono le sorgenti. Un pozzo sacro? Sì, della civiltà nuragica. Ma perché non nuragico? E perché la civiltà si chiamava Orcun Sasso in curva. Eccolo preso. Perché la civiltà si chiamava nuragica, cioè l'hanno chiamata così, immagino. Qua l'asfalto è un po' peggiorato, Sì, un pochino sì. Mi sa che è bello fare il matrimonio sulla spiaggia, a piedi nudi. Quale spiaggia? Una bella spiaggia. Ah, le mie stesse borse, ma quando ho fatto la curva... Minchia, quanto piega! Cioè, quasi ha grattato le borse. Hanno tutti le SV Motec. Ma anche io piego così tanto? No. Grazie. No. Magari se provo a stargli dietro... Comunque non le ho sentite arrivare. Ma è vero, erano silenziose. No, comunque non ci provo neanche più a stare dietro perché tanto non è il mio passo quello. Questo l'ho sentito però. Tutti con le stesse borse. Comunque non lo so, cioè nel senso un po' magari non sono così bravo e un po' a piegare così tanto se c'è giù una qualunque roba in curva ti raccolgono col cucchiaio. Ma sì, ma non c'è bisogno di piegare così tanto, cioè se mica in pista. Ma infatti, cioè sicuramente si divertono di più magari. Anche perché poi magari, cioè devi essere comunque, vedi, arrivi su una curva del genere magari non sei pronto, magari c'è un po' di sporco. Poi un conto l'SS125 che puoi spingere, puoi provarci, ma tipo qua non lo farei. Mamma che fun! Proprio vento caldo, caldo, caldo. Ah, a cazzo! Che male! Ecco, mi stai più piegata in avanti la GoPro. C'è un problema. No, non dirmelo. Mi dici di tornare indietro. Come? Per quello ti avevo detto, aspetta che sto guardando il navigatore. E fermati quando che c'è l'ombra. Ma aspetta, però facciamo... guarda. E non posso venire lì. E puoi metterla sul cavalletto? Sì, ma perché sono in mezzo a strada. Vai un po' più avanti. Ma figa pedanda. Moments later. Bene Fans, abbiamo sbagliato strada, cioè o meglio, a un certo punto dovevamo uscire a una provinciale di cui non ho neanche visto lo svincolo sinceramente e avremmo dovuto fare 2 provinciali, però vedendo come sono messe le provinciali forse è andata meglio così averlo saltato. Quindi adesso ho ricalcolato l'itinerario e passiamo per delle statali.
ok, usciamo da Nuoro e questa dovrebbe essere la statale vecchia. 34 piacevolissimi gradi. Bello. E oggi si sentono perché c'è su proprio il vento caldo. Sì. Occhio che è sporchissima sta curva, sta in mezzo. Come inizio niente di promettente. No. Ma lì se arrivo forte decollo secondo te? Porca put... Frena perché fa la curva. Sì. Ma questo è fermo? Questo è fermo, poco prima di una curva. Niente, si fumava una siga. Comunque ferma perché era una donna. Allora, strada per ora, paesaggio, qua se per sbaglio butti il mozzicone dalla macchina prende fuoco e non si spegne più. Cioè qua è proprio tutto secco. Sì sì, a parte qualche albero. Sì, a parte gli alberi alti che hanno le radici magari che vanno molto in profondità e riescono a prendere un po' d'acqua dal terreno, ma l'erba e gli arbusti sono completamente secchi. Speriamo che sul correboi faccia fresco. Beh, dai, è un po' in alto, quindi può essere. Ma anche qua non penso siamo tanto in basso, eh. Luna, come sembra? Ma in alcuni punti è bella, però vedi, poi è sporca. L'asfalto non è il massimo. Non è bellissimo, cioè in alcuni punti l'asfalto non è bellissimo. Sì, alcune curve sono notevoli. Sì. Madonna, sono zone isolate. Sì, veramente. Secondo me, essendo la vecchia statale, avendo fatto quella nuova, queste qua l'hanno abbandonata un po' il suo destino. Molto probabile. Allora, qua un po' meglio, perché l'asfalto si è un po' granulato, ecco, sabbia. Ecco, no. Qua manca proprio l'aria. Qua manca proprio l'aria, sì. Qua mi sembra quel giorno in Svizzera. Mamma mia. Flashback. Bene fans, siamo arrivati finalmente al bivio Luco Magno San Gottardo. Noi saliamo dal Luco Magno e scenderemo, presumo, dal San Gottardo. Giuro, qua in questa parte di Svizzera fa un caldo indegno. Ci sono 36,6 gradi, ma siamo arrivati in dei punti con dei picchi di 37. Ovviamente il limite era tutto 50-60, quindi neanche dire che prendi un po' d'aria fresca. Veramente l'asfissia, la morte. E sonno. End of flashback. Però si può andare. Ti aspetto? Ah, no. Non ti aspetto, vado, ci vediamo a casa. No. Cioè, boh, ti aspetto, no. No, ma ti vedo. No, lo so, ho capito, però dai, ma faccio andare avanti anche un po' te, così ti riprendo pure io.
Qua è diventata divertente, anche se bisogna stare attenti perché spesso c'è giù lo sporco un po' esterno, ma ogni tanto è anche interno. Qua, occhio, frena. Ecco, tipo qui. Di solito è sempre vicino alle stradine dove le macchine passano e portano dentro la sabbia. Sì. 35. Senti che questo odore di qualche frutto. Eucalipto. Eucalipto. Balsamico. Ma. Ricola! E si gasa un po'. Pare sia la location perfetta per essere rapiti. Sì, esatto. Occhio. Qua sta proprio degradando l'asfalto. Cioè, qua è proprio la grana grossa. Ah, della civiltà. Mamo Yada. Il paese dei mamutones. Di chi? Mamutones. Cosa sono? Sono tipo delle maschere. Ah. Come si è messo a benza? Quattro tacche. Anch'io. Però vuoi farla? Ma... così arriviamo fino a casa easy. Mi devo fermare? Sì, dai, facciamolo. Vediamo se prende le carte, però. Sì. Devo venire dalla sua stessa parte perché l'altro è servito, c'è scritto. Ma immagino vado anche quello. Moments later. Il paese, come vedete, è deserto. Comunque adesso dobbiamo attraversare Mamo Yada e poi andare verso Fonni. Che posto un po' dimenticato dal signore. Sono questi i mamutones. Oddio. Comunque hanno sparato anche i cartelli in pieno centro. Siete che si piazzano sul campanile della chiesa a vedere chi riesce a cecchinare meglio. Ma dici che hanno le pistole? Pistole, fucili, alcuni sono proprio rosoni. Guarda. Se no con cosa spari, scusami? Non lo so. Guarda qua che buco. Quello lì era un calibro 50. Ovviamente sto scherzando perché il calibro 50 il cartello l'avrebbe fatto saltare in aria completamente, però. E che storia hanno queste maschere? Non la so la storia dei mamutones. Informiamoci. Ma un po' sì, eh. Comunque anche questo tratto di collegamento, poche emozioni. Ok, 10 km e arriviamo a Fonni. Vuoi andare davanti un po' tu? No, adesso no. Ah, adesso no, va bene. Comunque siamo tornati sulla 389 che avevamo fatto, che era bella, su un pezzo che non abbiamo ancora fatto, però. Oh, qua è meglio, dai. Sì, qua è molto meglio. Secondo me delle panchine belle come quelle che abbiamo trovato l'altro giro... difficile. Molto difficile. Bene fans, siamo arrivati anche a Fonni, che è il paese prima dell'inizio del passo, in teoria. Luna non si sa più dove è finita. Sono qua dietro. No, è che non parli. Ah. Con questo A, un verso che aveva molti significati. È un paese un po' dimenticato dal signore, però vedo un po' più di fabbriche, cioè un po' più di aziende. Deserto anche questo. Sì, teniamo sempre in considerazione che sono le 2:30 di domenica pomeriggio ed è agosto. Quindi o tutti sono rinchiusi in casa con l'aria condizionata. Cosa probabile. O sono tutti in vacanza. Cosa altrettanto probabile. Ma vedi che ci sono tutte queste case qua. Con i mattoni, un po' non finite. Siete che hanno finito i soldi mentre le facevano su e sono rimaste così. Aspetta, che... sono arrivato all'intertempo, non so da che parte devo andare. Mi sa di là. Ah sì, Monte Spada, Bruncuspina. Comunque Fonni è il paese dei murales. Ma va? Bene, adesso usciamo da Fonni e lì mi sa che vai su a sciare. Monte Spada. Mentre noi andiamo verso il passo.
Forse non tutti sanno che in Sardegna c'è anche un impianto sciistico ed è esattamente qua sopra. E vedi, hanno tutto. Strade belle per andare in moto, sci. Sì, beh, non so quanti mesi all'anno si possa sciare qua. Vabbè, ok. E il mare? Per ora più che un passo in montagna sembra un deserto saharico. Sì, c'è il fieno al posto dell'erba. Molto fieno. Ma quindi questa è già la salita del passo? Questa è già la salita del passo, sì. Che in realtà guardando Maps non mi pare particolarmente lunga. In tutto questo sono un quarto alle tre e non abbiamo ancora pranzato. Bello. Beh, ma questo è un grande classico dei nostri giri. Schiasane! Guarda, fanno il miele anche. Sono proprio avanti questi sardi. Non so che fiori possano andare a impollinare qua, sinceramente, però... Ma perché scende? Non lo so, ma la strada è giusta. Mancano 8,7 chilometri. Diciamo che fino adesso la 125 non si batte. No. Sai che penso che la montagna dove si va a sciare sia quella? Sì. È la più alta che c'è qua in zona. Qua d'inverno spesso capita che nevichi, eh. E beh, se ci sono gli impianti... Diciamo che non mi sta suscitando molte emozioni. No, neanche a me. Senza infamia, senza lode. Stringe. Pensa che mancano solo 4 km alla vetta. Già finito. Però mi ha detto Roberto, storico amico di famiglia, che ringraziamo per il panda rosso che ci ha prestato, che a scendere dall'altra parte verso Talana c'è una vista della Madonna. Occhio, occhio, occhio. Ma di qua vado? Sì, sì, su. Di per sé la strada è anche divertente, solo che non è così pulita. No, più che altro non è neanche così panoramico come pensavo. Sai, il passo più alto della Sardegna, uno si immagina una roba super panoramica, invece non si vede molto, ci sono un sacco di alberi. Diciamo che l'asfalto non è proprio bellissimo, però dai, non è neanche così disperato. Azzo, mi è entrato un insetto nel casco. Ah, devo fermarmi? Sì, da quelle cazzo di griglie sopra. You get the idea. Comunque vedete, praticamente ho sigillato tutti e quattro i fori con queste retine da zanzariera. In modo tale che comunque l'aria passi, ma non passi nient'altro. Meanwhile, non è la prima volta. Beh, me ne sono chiuse. Adesso le ho chiuse. Era un'altra cacchio di formica con le ali. Cioè, l'ho sentita proprio che mi è entrata e mi camminava nella fronte. Comunque mancano solo 500 metri e siamo sulla vetta della Sardegna. Beh, si vede che siamo in alto, eh. Sì.
Ah no, in realtà mi dava lì, ma la strada continua a salire, quindi non siamo ancora in vetta. Comunque devo dire molto trafficata. Ci siamo noi e noi. Ah, aspetta che Madonnina del Correboi, mi sa che siamo arrivati. E questo qua è proprio la sommità del passo. Beh, c'è molto in effetti da vedere. Sì, tantissimo. Guarda l'immensità del cazzo che me ne frega. Dei commenti negativi che ci fanno? Sì. Bene fan, siamo arrivati in cima al passo Correboi. Come potete vedere in realtà non c'è assolutamente niente. In realtà vorrei mangiare, ma sotto il sole anche no. E non c'è neanche una panchina, nulla, non c'è proprio niente. Beh, Luna, direi di scendere, di proseguire verso, speriamo, una panchina o un albero. Mi accontenterei di un albero. Ah, guarda la strada, è quella che va giù, bella. No, quella lì mi sa che è la statale che passa nella galleria. Ah. La galleria è quella del Correboi, poi la strada veloce che scende giù verso il mare è quella. Quella è la statalona, quella che abbiamo fatto sabato quando siamo sbarcati e che faremo sabato per tornare a Olbia. Ah, ok. Beh, ci sono i pilastri della neve, quindi vuol dire che neviga. Sì, beh, quello sicuro. E comunque a 1260 metri, cioè farà freschino anche in inverno. Adesso ci sono 29 gradi, quindi non fa molto testo. Ah, ci sono delle persone. C'è una rovina abbandonata. Sull'unica panchina che c'era. Bastardi! Ed era pure all'ombra. Sì. Dico, ce ne sarà solo una, cazzo. Qua è andato fuoco per bene. Madonna. Ma sì. Le tutte bruciate. Qua è bruciato proprio tutto. Si sente ancora odore di fumo. Sì. Meno male che la strada ha fatto da striscia tagliafuoco. Che il fuoco non è riuscito a saltare la strada, ma si è fermato da quel lato lì. Io, guarda qua, fino a qua è arrivato. Sì. Appunto, meno male che c'era la strada in mezzo che ha bloccato. Ah, proprio tutta la montagna è andata a fuoco. Sì. Ma poi come fa a ricrescere la vegetazione? Ci mette un po'. Sarà mica l'unica panchina, invece. Sì. Sì, diciamo che scendere l'asfalto è peggio che a salire. Merda. Che c'è il nulla e il nulla. Sì, infatti sto guardando da che parte dobbiamo andare. Di qua. Ma ci sono dei massi in mezzo alla strada? Non è molto invogliante sta roba. No, ma è giusta? E il navigatore dice di qui. Oddio. Ma cos'è? Questa qua è la strada alternativa che hai messo? No, no, era più indietro la strada alternativa. Ah, boh. In realtà mi ci di andare avanti di qua, che poi arriviamo a Talana a fare la strada che ci hanno detto essere panoramica. Proviamo. Male che vada che non si riesce più ad andare avanti, torneremo indietro. Diciamo che le premesse non erano molto buone. Sono tutte per... Oddio. Ma che cazzo è? Ma che cazzo ne so. Bello. E la strada segue il corso del fiume, che non c'è. Lì c'era una macchina bruciata. Wow. Sarà stata usata per fare qualche sequestro. Ma che cazzo è sta strada? Ma che ne so, ma il navigatore è di qua. Solite idee di merda di Google Maps. Ma è una strada abbandonata, È una strada abbandonata, sì. C'è un sacco di merda. E passeranno le mucche. Ma basta che ci fa arrivare dove dobbiamo arrivare. È un'esperienza mistica. Bella. Ecco, c'è una capra. Oh cazzo. No amore. Cioè non ha paura. No, io sono io che ho paura. Delle capre.
Non si sa mai, magari incornano. Ci riporta sulla strada principale? Forse sì. Ah. Ma porca tro... Ah. Vabbè, possiamo... Cantoniera, Pira e Onni, direi che è un po' abbandonata. Era la scorciatoia. Ok, beh, l'importante è che sia la strada giusta. Ok, questa è aperta. Bene così, Google Maps. Ok, siamo tornati sulla strada principale. Diciamo che era la scorciatoia, se così possiamo chiamarla. E per fortuna che eravamo in moto. Spegni la GoPro. Oh, ma adesso impallavo. Strano, non succede mai. Bene fan, siamo usciti dalla Statalona in prossimità di Villanova Strisali e adesso andiamo verso Talana. Sempre grandi emozioni. Periferie abbastanza desolate. Sì. Torniamo sempre al discorso che è domenica pomeriggio, probabilmente. Sinistra. Beh, c'è un sacco di erba secca. Vai in pizza la GoPro? No, è bloccata. Ah già. Ringraziamo sempre GoPro per l'ottima merce. Cioè praticamente uno deve togliere la batteria. Moments later. Quasi meglio questa del correboi, anzi. Sì. Una costruzione che si era praticamente accartocciata su se stessa. Siete che l'hanno usata per spararci contro ed è esplosa. Anche questa strada qua che... aspettate che guardo che numero è. Orca una mucca. Oh cazzo, una mucca. Beh, non è scritto. Altre mucche. Oddio, delle mucche. Ci guardano. Sì. Ignare che un giorno saranno nel nostro piatto. Da, poverine. Altre mucche. Sono proprio libere. Guarda quante! Quante! Ah, qua ci sono delle sorgenti di Baumela. Baumela? Ho visto un sacco di foto belle. Occhio che c'è la cacca. Ecco, qua il paesaggio è figo. Sembra di essere sull'altopiano. E noi dobbiamo girare di qua. Guarda quante mucche. Ah, mucchine. Ma cosa mangiano che è tutto secco? Boh, mangeranno gli alberi. Però guarda che hanno appena asfaltato. Ok, dobbiamo rimanere per 8 km su questa strada. E la Madonna. Senti come richiama il motore. Madonna. Aspetta che c'era una macchina parcheggiata. Non è la polizia. Già finito il pezzo di asfalto bello. Sì, esatto. Infatti ho di nuovo rallentato. E però come temperatura si sta bene, eh? Sì, 29 gradi, ma in realtà adesso è sceso a 28. E però è andato via il sole. È passata una nuvola. Adesso qua c'è di nuovo il sole. Oh, una mucca. Guarda che figata sti altipiani qua. Sì. È molto selvaggio. Paesaggio pieno di cespugli. Senti che rettilineo. Impicchiata. Curva dopo lo scollinamento. La vastità del nulla.
Noi dobbiamo girare a destra. Cioè il nulla e poi ancora il nulla. Cioè il nulla, nulla, nulla. Praticamente ci siamo noi e il nulla. E qualche mucca ogni tanto. Però adesso non se ne vedono più da un po'. Occhio alla cacca. 27 gradi, senti che temperatura piacevole. Che bello. Ho come l'impressione che si vedrà il mare. Oh! Eccolo. Che vista della Madonna. Peccato che è un po' fosco. Pazzesco. Ma quello là è Baunei? Sì. E quello là è un Canadair invece. Eccoli, ci siamo fermati in questo punto panoramico, veramente molto bello. Non abbiamo ancora pranzato e sono le 4 meno 20 del pomeriggio perché non abbiamo trovato un posto adatto a pranzare. Là c'è una roba che non capisco cosa sia. Un cartello. Un cartello? E chi cazzo lo deve leggere in cima a una montagna? Ma boh, vabbè. Comunque vi facciamo vedere il paesaggio che c'è da qua. Luna, che ha fame, che tra poco mi stresserà. Le moto. Quello... è il cartello, non so che cartello possa essere in cima a una montagna. Questa è la vista che c'è giù, un po' torbido, però vabbè. Là c'è il mare, là dove c'è quel promontorio c'è casa, molto bello. Adesso risaliamo in moto e là avanti c'è dell'ombra, vediamo se riusciamo a fermarci da qualche parte a mangiare qualcosa prima di arrivare a casa. Moments later. In realtà non siamo ripartiti, ma ci siamo spostati di 100 metri più in basso all'ombra, e anche se tra un'ora e un quarto siamo a casa perché da qua si vede, avevamo troppa fame, poi sono le 4 del pomeriggio, facciamo merenda. Metà panino. Metà panino per uno. Poi a casa facciamo l'aperitivo rinforzato con la birra. Giusto. Che mentre si guida... perché è lì chiusa. Poi in realtà più che mentre si guida è che la birra diventa calda. Esatto. E la birra calda fa cagare. Comunque vi faccio vedere anche qua, perché l'ho messo nelle storie di Instagram, ma qua nel video non l'avete visto. Ho spiaccicato una roba gigante e ha lasciato tutte le larve ovunque. Moto, casco, uno schifo veramente. Ah, delle larve sono qua, parlo con la bocca piena. L'impatto principale è stato qui. E ci sono larve ovunque. Buon appetito. Ci rivediamo tra 5 minuti in moto. More moments later. Ma cosa dobbiamo comprare al supermercato? La detergente, filo interdentale, le patatine, tonno, le olive, la mozzarella. Bene fans, rieccoci, abbiamo mangiato mezzo panino a testa in questa insenatura naturale fatta in cemento armato. Adesso ripartiamo. Facciamo tutta la discesa qua di Talana, se il navigatore mi si gira nel verso giusto è anche meglio. Non si gira nel verso giusto, così non si capisce una fava. Allora, ti vuoi girare? Hola. Adesso riprendiamo la discesa verso Talana, strada molto bella, super panoramica, avevano ragione a consigliarcela. Però guardate che vista che c'è. Hai visto la strada da qua? Sì, sembra bella, sì. Figata. Chi dobbiamo ringraziare? Roberto. Che ci ha detto, andate, passate da Talana. Da fare in discesa secondo me è meglio, perché si vede meglio il mare. Sì. Questa è molto panoramica, bella. Molto panoramica, ma fa anche un po' cagare l'asfalto. Però vabbè, il panorama compensa l'asfalto. Ma che roba, siede tutto, eh.
noi dritti. Ma quello è il paese, Talana? Talana. A Talana si spara. Come si spara? Eh sì, eh. Perché? È perché si annoiano e fanno il tiro al cartello. Ma quello dappertutto. Siamo arrivati a Talana, un paese con vista. Sempre le case finite a metà? Quello sempre. È una città arroccata, eh. Sì. Guarda quello che ha fatto la casella in alto, che vista della Madonna che deve avere. Sì, però sono sempre lontano dal mare. Eh sì, sei un posto un po' sperduto. Però c'è una vista della Madonna. Deve fare la casa al mare e la casa in montagna. D'inverno viene a vivere qua, d'estate va a vivere giù. Madonna, qua fa caldo di brutto di nuovo. Sì. Lo passa con prepotenza? Ed esce così dalla curva bruciandola. Che fun. Che fun veramente, sì. Beh, il panorama rimane sempre là davanti con il mare. Man mano che si scende ovviamente si vede di meno. E certo. Qui stringeva di brutto. Questa è bella. Questa è molto bella, sì. È anche tenuta bene. Questa strizza un po' l'occhio alla 125. Sì, un po' la somiglia, dai. Guarda come si mettono nel tornante. Bello questo fiume. Sembra secco, tutto secco qua. Tranne noi siamo enormi. Che arroganza. Porco Diaz. Testa di cazzo. Era nella tua corsia? Era nella mia corsia, sì. Figa. Non ho visto perché eri un po' dopo. Ho dovuto buttarmi giù ancora di più per tirarla in dentro perché gli stavo andando addosso. Cioè, mi stava venendo addosso. Bella divertente, eh? Sì, a parte la gente che ti fa le curve nella tua corsia. Occhio che c'è un camper che ha fatto di nuovo tutta la curva nella mia corsia. Sì, ho superato.
pensa che anche questa è vicino casa. Sì, e niente, le strade più belle della Sardegna sono in Ogliastra. Esatto. E si va a recuperare il Qashqai? Mica si andava a recuperare il Qashqai? Eh? Hai detto, e si va a recuperare il Qashqai e poi sei lì ferma. Vabbè, perché stavo andando alla velocità normale. E recuperiamolo sto Qashqai. Aspettiamo Luna. E lo riprende? Vai, sempre dritta per altri 5 km tanto. Minchia, va avanti per un bel pezzo. Minchia, è lunghissimo. Rettilineo, la linea continua. Linea continua. Solo in Italia. Vabbè. Li abbiamo incontrati prima quelli. Sì, è vero. Strada hanno fatto. Hanno fatto il giro al contrario magari. Ah, siamo allo Zorai. Ah, ho capito dove siamo. Tipo qua c'è il mini golf in questa zona. Spegni la GoPro. Adesso mi direi, si è impallata? No. Aspetta che spengo anche quella sulla ruota, che tanto fino a su di là non c'è un cazzo. Moments later. Bene fan, siamo arrivati allo Zorai, sono le 4.52 e non mi capita da anni di tornare così presto da un giro. Quindi, visto che è abbastanza presto, ho convinto Luna ad andare a fare due foto in un punto molto figo. Non è che mi hai convinto, mi hai detto andiamo, va bene. Sì, nel senso che sono stato abbastanza persuasivo nel dirti di andare. Ho detto, ti ricordi quel posto figo? E quindi adesso rifaremo un pezzettino di strada che abbiamo fatto stamattina per arrivare a Pedralonga. Ti piace proprio disegnare sui muri, ai sardi? Sì. Praticamente proseguiamo un pezzettino sulla strada per Baunei e poi gireremo a destra. Guarda, cazzo, va a fare le curve questo idiota! Male che abbiamo trovato traffico solo adesso e non durante tutto il giro, perché quando trovi tante le macchine su quelle strade qua è sempre un casino superarle. Sì. Ma guarda dove vanno a fare le curve. Madonna. Boh, cioè, ma io, boh. Ma ha mancato poco il pullman, eh. Sì. Ma qua, guarda. Due. Questo che è andato nell'altra corsia e l'altro che per superarlo a momento andava nel guardrail. Guarda! Ma che bisogno c'è di far così?
Bene, porca puttana che buca. Siamo arrivati allo svincolo. Adesso accendiamo tutta l'attrezzatura. La Luna come al solito si ferma in un paese diverso dal mio. Basta che ci muoviamo che non ci facciamo superare ancora da quella che magari viene da questa parte. Io ho acceso la GoPro. Io anche. Andiamo. Vai pure davanti tu, tanto è solo una la strada. Attrezzatura accesa. Pedra lunga 3 km. E qui praticamente entriamo in un canyon vero e proprio. Molto figo anche questo. Qua eravamo andati a mangiare. Uttolo. Sì. Guarda giù il mare che si vede tutto. Poi c'erano le capre sulle montagne l'altra volta. Sì. E io che urlavo per sentire l'eco. Beh. Beh. Flashback. Luna Colombo fa l'eco. No. Dai. No. E. No. E. No. I. Fala te. Faccio io. Dai. Non male. Hai spaventato anche le capre, poverine. Ah! End of flashback. Problemi? Mi sa. Guarda che pareti rocciosa, strapiombo. Oh, cazzo, una capra. Oh, una caprettina. Una capra. Capra, capra. Perché la capra è l'animale più bello. Dopo la donna. Guarda che spettacolo. Molto bello, però io lo supero, eh. Eccoci qua, pedra lunga, eh. Però quante barche. Madonna, cos'è? Un sacco. Un po' troppe, sembra un'autostrada. Il Ghedane, il Ghedane. Sì, veramente, pare un'autostrada più che un pezzo di mare. Vado giù ancora? È finita la strada, dove vuoi andare? No, c'era anche un pezzettino lì, non ti ricordi? Ah, sì. Comunque, no, di lì no, di qua. Bene fans, siamo arrivati giù a Pedra Lunga. Questo è un pinnacolo di pietra alto non so quanti metri, ma un bel po'. La strada passa di là in mezzo al canyon, molto fico. Ma direi di non perdere ulteriore tempo e di andare a fare le foto. Esatto. Bene, Pedra Lunga ve l'abbiamo fatta vedere. Adesso risaliamo un pezzettino e ci fermiamo in qualche punto panoramico a fare le foto, che vedrete su Instagram. Perciò se non ci seguite su Instagram, iniziate a seguirci. Questo qua è parcheggiato proprio in mezzo alla curva. Ti ricordi con la Y come arrancava? Mamma mia. L'anno scorso siamo venuti sempre qui con la Y di Luna e porca bestia quanto arrancava. Bene fans, ci fermiamo, facciamo tutte le foto. Moments later. Eccoci, ci siamo fermati qui a Pedra Lunga a fare le foto. Col casco manca proprio l'ossigeno.
Cioè, fa proprio caldo, sto per svenire. Le foto le abbiamo fatte, adesso vi facciamo vedere il paesaggio, risaliamo in moto, andiamo avanti proprio in mezzo al canyon, dove perlomeno ci sarà l'ombra, e facciamo qualche altra foto. Il paesaggio da Pedralonga è così, questa è la Pedralonga. Questi sono tantissimi gommoni, tantissimi, sembra un'autostrada marina. Queste sono le moto e Luna, su cui adesso risaliamo e andiamo a fare altre foto. More moments later. Ma perché accendi tutto per 3 metri? Perché magari sono 20 e perché la salita già è corta. Moto riaccese, andiamo a cercare il secondo punto panoramico. Arriva qualcuno di lì? No. Mi sta colando tutto il sudore in bocca ed è salatino. Anch'io. Guardate quante barche, incredibile veramente. Bello, ma alle 5:20 fa un caldo fotonico. Mamma mia. Porca una capra. Sopra la panca la capra campa. Tipo qua. C'è abbastanza la parete rocciosa. Ecco. L'unica cosa che non doveva fare. Perché? Ah, perché non posso farmi in discesa. Perché in discesa è un casino. No, me la sento. Dove vai? Boh. Era il punto più largo questo, pistola. Niente, Luna va a fare inversione di nuovo giù al piazzale. No, minchia, pieno di sassi qua. Boh, non sta più arrivando. Non si sente neanche più il rumore del motore. Eccola che arriva. Cioè, la sento, però non la vedo. Dove cazzo sei andata? E dove c'erano le macchine? Ma che cazzo, Luna? Cosa stai facendo? Spegni la moto, va. Non riesco. Metti la folle. No, che la folle. Stai lì un attimo. Nella merda, porca madonna. Vabbè. Aspetta, devi solo tenermela, perché sennò non riuscivo a schiacciare il freno dietro. Scendi. Occhio che c'è la 360. Aspetta che la abbassiamo. Vai. Ce la faccio. Basta. Bene, adesso che sei tu anche presente, possiamo fare le foto. Moments later. Foto nel secondo punto fatte, mi gocciola proprio il sudore, sento, c'ero sulla punta del naso. Si vede proprio... Bello. Vabbè. Comunque abbiamo fatto le foto anche qua, adesso vi facciamo vedere qua cosa sarebbe. E poi sono già sulla moto. E poi ripartiamo. Allora, la strada, avete visto, scende nel canyon, ci siamo fermati qui. Con le pareti lì. E Luna qua dietro. Dai, sali in moto che ce ne andiamo fuori dalle palle. More moments later. Luna Colombo prende la rincorsa per salire. È stato molto bello. Anche questo è molto bello. Ma come... Una curiosità, eh? Come pensi di fare con una moto che pesa 40 kg in più? Ma mi discesa. E ho capito, ti capiteranno occasioni in cui non sei perfettamente in piano, sai, andando in montagna in moto. E lui è andato a scendere. Ah, tanto ci sono io. Ma se mai hai fatto la fatica perché c'era la 360 lì. Ah, ok. Se non sarei salita di qua. Guarda che la tua Sony è spenta.
Ho fatto così fatica perché c'era la 360 dietro. Ah. Se no sarei salita di qua. Capiterà ancora che sarà. No, ma anche a tirarla su. Ah, e vabbè, quello. Tanto c'è sempre un uomo che aiuta le donne. Ah, ok. Bene, dai, andiamo a casa che devo dare una sciacquata a ste robe che sono piene di larve. Bene, andiamo. No, mi si è spenta. Dai che arriva la macchina. E lasciala passare allora. Dov'è? E superala, tanto va a 20 all'ora. Non superarla adesso che arriva una 500. A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Si può alzare il volume che non si sente? A Natale puoi! Che bello. Minchia, tra poco la sentiamo. E saremo di nuovo qua? Many months later. Allora, ricordiamo oggi 28 dicembre 2021. Maglietta. E pantaloncini. E costume. E costume sotto perché dopo si va anche a fare il bagno. Che schifo. Ci stava sempre. Meanwhile. All'ombra 29 gradi, ma piacevolezza abbondante. Ah. Io che ti stavo aspettando così. C'è la 360 accesa. Hai ragione, hai ragione. Oh, senti che bello tutta l'aria che mi entra nella schiena. Tutti belli sudati marci. Ma prima siamo arrivati da là, Boh, da là, da qualche parte. E abbiamo fatto quel mega rettilineo e raggiungo la pianura là. Ok, adesso attenzione qua, macchina. Bene, torniamo sulla 125, ultime curve prima delle statali che portano verso la dimora. Sono talmente sudato che tutta quest'area fa quasi freddo. Come scoppiava quello scarico lì? È voluto la bicicletta. Adesso pedali in silenzio. Ma qualche modifichina la faremo perché sembra elettrica sta moto. Cioè, quando non tiri un po' le marce è troppo silenziosa. Cioè, non ti sentono neanche arrivare. Ma figa pelanda. Cosa? No, non lo so, certe volte mi sembra che scalo la marcia e non sento più il motore, sembra che è andato in folle. E invece c'è la marcia. Ah, trasporto capre con la Jeep qua. Ah? O le capre o i leoni, ma la gabbia per i leoni mi sembra un po' piccola. Ma scusa, ma tutte quelle che ci sono sparpagliate come fanno a prenderle? Non lo so, le chiameranno? Così. Capra, capra, capra. Poi arrivano. O coi cani da pastore, non lo so. Dai, fatti l'ultimo pezzettino davanti. Aspetta. Che? Piano, carabinieri. Salve. Hai visto che occhio? Sì. Li ho visti dalla curva prima dall'alto. Ti hanno fissato finché sei scomparso comunque. Lo so, infatti non li ho guardati. Ho adottato la tecnica di stogli lo sguardo, non li guardare o ti fermano. Io ho guardato avanti e non hanno fatto in tempo a farmi niente. Forse non sanno che il rumore che sentivano non era la mia moto. Le moto sono tutte completamente in regola. Ma poi c'è su anche il catalizzatore.
Eccoli lì che sono arrivati anche alla fine di nuovo di questa statale 125. Che magia. Che magia questa strada. Sì, è vero. Adesso dobbiamo solo attraversare due paesi, un po' di statale. E direi che ci rivediamo tra qualche minuto direttamente a casa. Ciao, Hans. 15 minutes later. Lo stendino. Lo stendino, vabbè, lo stendino è parte integrante dell'arredamento. Ah, ok. Bene, fans, siamo arrivati a casa. Non abbiamo filmato più niente perché era tutta statale e poi faceva un caldo della Madonna. Volevamo solo arrivare a casa. Ci abbiamo sofferto di più dell'altro giorno. Oggi è vero, oggi abbiamo sofferto di più. Anche i punti dove ci siamo fermati faceva veramente caldo, a differenza dell'altro giorno dove... Sì, forse un paio di punti faceva caldo, ma un po' meno, secondo me. Adesso niente, dobbiamo pulire tutta l'attrezzatura e nel mentre vi salutiamo che entriamo a bere un bicchierone di tè freddo che... proprio voglia di tè freddo. Cosa devono fare se ancora non l'hanno fatto? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, iscrivetevi a Instagram e lasciateci un like. E a TikTok, dove quando uscirà questo video avremo più di 100.000 follower. 100.000? E poi se non ci seguite su Instagram non vedete le storie, tutte le robe che succedono in diretta, eccetera, e vi dovete accontentare di vedere le cose quando avremo il tempo di editarle. Ciao fan! Tanti auguri, Guarda, ti ho fatto anche il cuoricino. Ma non ci crede nessuno, guarda. Guarda che bello. Sì. Intervallando le pietre bianche, quelle nere. Una persona venuta prima di noi l'ha fatto. Non potevi dire che l'ho stato io? No, perché sappiamo che non sei romantico. Beh, non è vero. Sei romantico? Beh, un po', dai. Quando la fai in ascensore dico che è colpa mia per coprirti. Ma che cretino. È romanticismo anche quello. Ma quando è che andiamo in ascensore insieme poi? Ma fa niente, tu di sì. Ah, ok.